Chi pensi che sia? Cos'è quella faccia? Non aspetto, non spreco tempo, io. Mio padre mi ha portato una statistica dall'ufficio su quanto tempo la gente spreca per cazzate. Il 90% dei giovani passa 10 ore della giornata a far niente, guardando la televisione o su Facebook. Io invece suono, scrivo, faccio cose intelligenti. Queste prima o poi ricompensano. Chi non fa niente, niente riceve. Non si esce da un palazzo senza usare le scale. Continua pure a fare quella faccia. Io, intanto, vado a Mantova a suonare la poesia. Tu, invece, resta pure tranquilla a farti seghe. Ciao, sei tu Francesco? Certo, meglio in foto o dal vivo? Dai, seria. Boh, lo vedremo. Non vengo molto bene in foto. Ah, io le odio. Mi scuriscono gli occhi. Io vengo stra male. Che macchina fotografica usi? Ho il telefono, la webcam. Io devo ridurre la qualità, Facebook carica lento. Il mio computer fa schifo. No, il mio è buono, è che ho una connessione di merda. Mio fratello lo carica di porcherie. Quanti anni ha tuo fratello? È 23, ma è come non averlo. È sempre a fare canottaggio, gare. Anche io faccio canottaggio. Sì, almeno tu una vita sociale ce l'hai. Io faccio un sacco di cose, tra cui canottaggio. Sono arrivato alle selezioni regionali. Lui adesso è a Milano, ad una gara all'idroscafo. All'idroscalo. Mi devi far conoscere questo genio di tuo fratello. Sì, quando lo vedo. Vieni, andiamo in un parco che so io. Bene, io mi perdo in città. Oh.
Perché hai accettato di uscire con me? Così. Così come? Non lo so. Che cosa vuol dire non lo so? Che non lo so! Non esco mai con ragazze, si spaventano per tutto. Magari nessuno vuole uscire con te. Tu dici? No, non credo. È che le ragazze di oggi sono tutte oche. Sfottono, ridono, provocano sempre. Sembra che ci stiano e poi hanno paura. Certi maschi sono proprio stupidi. Ho capito. Però anche certe di voi che vanno in giro sempre così, tutte in tiro e solo per farsi vedere. Cosa vuoi che pensino gli altri? Sai che cosa penso? Che siete tutti dei morti di... Fumo, hai da accendere? Per carità, non voglio morire. Tanto meglio, non devo offrirtene una. Ah, eccolo. Smettila, non c'è vento. Sogno spesso questo posto. Ci sono dei luoghi, delle figure, delle azioni che sogno in ripetizione. Io non credo che vogliano dire qualcosa, però mi ritornano spesso in mente quando scrivo musica o poesie. La scorsa notte l'ho sognato, ad esempio. Questo prato, i giochi, il palazzo e... Quel palazzo mi fa tristezza. A me no, sai? Sì, beh, perché tu sei stra difficile da capire. Ma no. Boia? Dai, vieni. Cosa? Vieni qui, ti faccio vedere. Io là dentro ci vedo me. Vedo anche te. Vedo tuo fratello che si allena. Vedo mia nonna ancora viva con la vodka. Vedo mio cugino che si fa sua amorosa. Vedo ragazze sotto la doccia e gente che suona il pianoforte e il sax. Vedo handicappati che giocano alla PlayStation e ciccioni su Facebook. Vedo un sacco di disgraziati e straccioni e mi sento rassicurato perché vedo che siete tutti nello stesso porcile. Ma so che c'è anche questo prato e si può venire a passeggiare liberi. Io sto uscendo da quella merda perché non sono come tutti, perché vedo cosa c'è dentro ma so come uscire. Tu vedi molte cose, mi sa che hai bisogno degli occhiali. Ok, devo andare in un posto. Allora ciao. Ci scriviamo su Facebook, forse. Continua a seguire la pagina, la prossima settimana posto il video di Mantova. Ah sì, vabbè. Ciao. Ciao.